Ciao ragazze! Allora, questo è un video richiesta e è un video che devo fare da un sacco di tempo perché me l'avete richiesto in parecchie. E siccome è un pochino complicato cercare di farvi un video se non sono ripresa e sono sola, quindi mi devo un attimo arrabattare con la videocamera, cercherò di farvelo capire al meglio, ragazze. Questo video è per farvi vedere come depilare la parte dietro delle cosce. Dovete assumere delle posizioni un po' particolari. Io cercherò di farvelo vedere, insomma, ragazzi. È vero che io sono particolarmente elastica e cercherò di farvelo vedere, insomma, nel modo più semplice che conosco. Allora, innanzitutto cerco di allontanarmi un pochino. Mi chiedo scusa per le posizioni, ve lo dico in anticipo. Allora, volevo farlo privato questo video, ma capisco che magari mandare un messaggio privato a tutte è un po' un problema, quindi lo facciamo pubblico e tagliamo la testa al toro, quindi chiedo scusa. Allora, innanzitutto, per fare la parte dietro delle cosce, potete fare in più, diciamo, due modi fondamentalmente. Allora, il primo metodo è quello di mettere la gamba su un appoggio, che può essere un water, uno sgabello, quello che preferite. Allora, innanzitutto i peli da questa parte vanno in questo verso, quindi da questa parte vanno così verso il basso e di solito arrivano anche fino all'interno della coscia. Allora, io di solito metto la ceretta che va in questo verso fino alla parte davanti della coscia, dove vedo che i peli vanno in quel verso, quindi di solito mettiamo che arrivano fino qua. Quindi, avendo cominciato a mettere la cera da questo lato di qua, la portiamo fino su. Quindi andiamo a prendere la striscia e cominciamo a strappare da davanti. Quindi mettete la vostra striscia, la scaldate bene, tirate la pelle dove verso l'alto, insomma, e poi andate a strappare. Capisco che per chi non è del mestiere è un pochino complicato, ma vi assicuro che una volta presa la mano riuscirete tranquillamente. Magari fate uno strappo, non mettete 2 kg di cera sopra se poi dopo magari pensate di non poter strappare. Quindi mettete una striscia per volta, quindi mettete la vostra cera, la scaldate bene, la striscia, scusate, scaldate bene e strappate e andate poi in sequenza. Se così dovesse essere difficile, io di solito mi allontano ancora di più. Capisco che non si vedrà un cavolo. Io tendo proprio a mettermi girato in questo modo, così mi giro in questo modo, metto la cera così dal verso del pelo naturalmente e strappo, che è ancora più facile secondo me. Se siete abbastanza elastiche lo potete fare, quindi vi girate, mettete la vostra cera così e strappate al contrario. Invece dalla parte, diciamo, sotto, che va da un pochino prima del ginocchio a un pochino sotto, il pelo andrà dritto, quindi sarà anche più facile poi strapparlo. Per fare la parte sotto dell'inguine, che è un pochino più complicata tra virgolette, perché io la trovo veramente una stupidaggine, mi metto ancora più lontano perché ho paura di non essere in camera. Vi mettete sedute e mettete la gamba che dovete depilare sull'appoggio e cercate di tirare il più possibile, in modo che tirando la gamba sentirete anche meno dolore, perché già avrete la gamba tirata e non dovete stare voi a tirare con l'altra mano. Quindi andiamo a mettere la cera nel verso del pelo, quindi, e andiamo a tirare. Cioè, non è una questione di essere particolarmente snodate, cioè vi mettete così, vedete dove vanno i peli e strappate. Questo secondo me è il metodo diciamo più facile e diciamo è meno difficile che vi fate male o vi fate venire i lividi, perché se la fate in piedi magari non riuscite a tenere la pelle. Invece se vi mettete sedute, tirate sulla gamba e avete già questa, cioè, la gamba tirata, la pelle tirata, e è anche facile vedere dove andate a depilare, insomma. Io spero ragazze, di essere stata il più chiara possibile. Se non è così, cercherò in qualche modo di farmi riprendere e di registrare e quindi caricare il video al più presto. Niente, spero che vi sia utile questa delucidazione. Vi mando un grande bacio e un bacio particolare a Milly, che è la ragazza che mi ha richiesto il video. Grazie ancora.